secondo la medicina ayurvedica questa è la stagione in cui bisogna pacificare il dosha kapha, che è il dosha della pesantezza, il dosha dell'acqua e della terra. E il dosha kapha rappresenta anche le tossine che abbiamo nel nostro corpo e che si sono accumulate durante l'inverno. A me piace fare l'esempio che, come in montagna, le montagne rilasciano la neve, quindi rilasciano tutti i liquidi che si sono accumulati durante l'inverno, così il nostro corpo in primavera ha bisogno di rilasciare il muco e tutte le sostanze tossiche che si sono accumulate durante l'inverno. La medicina entra in cucina e la cucina diventa una medicina. Perché? Perché proprio in questa stagione la natura ci offre prodotti che hanno le caratteristiche che servono per questo scopo. Quindi i gusti da preferire per depurare l'organismo in questa stagione sono l'amaro, il piccante e l'astringente. L'amaro lo troviamo, come vedete qui esposto, in queste bellissime presentazioni di verdura, in frutta e in verdure che appartengono anche al nostro territorio, perché è evidente che quanto più la verdura appartiene al territorio, tanto più è fresca e mantiene le sue caratteristiche balsamiche, si dice. Quindi gli spinaci, quindi quelli per i veronesi i ramponzoli sono i raperonzoli, che adesso si possono trovare con più facilità di una volta. Una volta i nostri vecchi avevano le postazioni dove si trovavano questi piatti. Tutti questi meravigliosi germogli, gli asparagi che cominciano adesso, che hanno un po' di gusto astringente, appunto, che è quello che asciuga un po' in bocca, e poi queste stupende spezie, quindi ecco che l'Oriente incontra anche l'Occidente, che servono proprio a riscaldare l'organismo e a depurarlo. Quindi un uso dello zenzero che vedete qui davanti, il cumino, la curcuma, i semi di senape, il coriandolo, i semi di coriandolo, tutte spezie che vanno ad arricchire ottime minestre, ottimi minestroni e ottime zuppe, come adesso ci farà vedere Emanuele. Ecco qua la nostra ricetta per la nostra primavera. Come ha detto il nostro dottore, vorrei presentare una zuppa fatta di ortaggi a foglie scure, precisamente una zuppa di cicoria aromatizzata con del coriandolo, del cumino e del peperoncino. Come abbiamo fatto per realizzare questa? Abbiamo adoperato del ghee, che dove abbiamo fatto rosolare dello scalogno insieme alle nostre spezie per far emanare il loro profumo e le loro proprietà nutritive. Poi abbiamo aggiunto della cicoria, dell'acqua e una presina di sale. Abbiamo fatto bollire per circa 25 minuti, abbiamo controllato di sale e abbiamo ottenuto questo risultato. Per guarnizione abbiamo messo sopra dei dadini di carota, che la dolcezza della carota bilancerà un po' il piccante del nostro peperoncino, e qualche fiore per dare un tono di colore alla nostra ricetta. Buon appetito!